Nella prima parte, arrivo venerdì 11 della 200.05 a Iseo. E le manovre, tante e belle, nel contesto poi del deposito Officine, che è già di suo un museo vivente a cielo aperto. Poi le operazioni in officina col rimontaggio delle pielle. Questa mattina trasferimento a Brescia, la 200.05 accesa e attiva, in coda al suo treno storico, il tutto trainato dal CNE-517 in testa. Da Brescia la 200.05 effettuerà un treno storico che non vedo l'ora di seguire. Andiamo! Questa seconda parte inizia con l'ultimo minuto della prima parte. Il monastero di San Pietro in Lamosa, fondato dai Cluniacensi nel 1083, domina le magnifiche torbiere, zona umida e tutta speciale, come lo è la stazioncina di Provaglio di Iseo, panorama sulle Lame. Siamo al centro ideale della Franciacorta, vigneti, cantine, terra delle bollicine, Sathen, rosé, millesimato. Nell'Ottocento i colori delle carrozze identificavano la classe e tanti erano gli analfabeti.
rossa terza classe, questa registrata CD601 perché ha comparto bagagliaio, costruita nel 1883 dalla Fratelli Diatto di Torino. Le classiche panche in legno della terza classe, metà gialla, metà verde, la AB011, un parto di seconda con più dignitose panche ma sempre in legno, costruita nel 1907 dalle officine elettroferroviarie Tallero di Milano. In origine era un bagagliaio sigla D668. I 16 posti elegantemente arredati di prima classe, sedili di velluto, un altro mondo. Livrea grigia, sigla X0072. Furgone bagagliaio costruito nel 1916 dalla Carminati e Toselli di Milano come carro merci chiuso serie EF e poi trasformato dalle stesse Nord in furgone bagagliaio. A Bornato sosta per incrocio in attesa del feriale 254 Brescia-Idolo. Si staccano i 5 più 750 km della tratta solo merci ma con un buon traffico per Rovato Borgo col raccordo con le FS. Di sfuggita là il castello di Bornato. Segnato, zona pianeggiante della Franciacorta, e Brescia è ora a 8 km.
Dolossa, frazione di Brescia, dall'anno scorso fermata soppressa. Il Mella, che nasce nel vicino passo del Maniva e subito dopo la stazione di Borgo San Giovanni, che era importante per il gran traffico coi raccordi per la Franchi, la Caffaro e l'Iveco. Brescia e i binari della Milano-Venezia, con cui c'è un raccordo. Ci attestiamo sul binario tronco 2 Ovest. La ferrovia della Valcamonica ha come capolinea in stazione tre binari tronchi sul fianco ovest del fabbricato viaggiatori. Avuto il treno storico, tutto per me. La partenza del treno a vapore è prevista per le 11:21, organizzato in occasione della 70ª edizione della Mille Miglia, che partirà da Brescia giovedì 1 maggio. Un vapore per meglio far conoscere alle delegazioni accreditate alla corsa il significativo scenario delle bellezze naturali e dei prodotti tipici della Franciacorta, del Sebino e della Valcamonica. La 125 Fiat Ferroviaria, anno 1983. Transitato le 6:46 navetta, di sfuggita ecco un attempato i 4:24 anni 40, nella brutta su di lui livrea navetta che gli han appioppato una decina d'anni fa. All'altezza del personale in linea si intravede il deviatoio verso destra del raccordo FS Ferrovia Valcamonica, ex SNFT.
Brescia, sempre un palcoscenico di transiti diversificati, oggi col valore aggiunto della vaporiera 205 delle Nord, anno 1883, col suo, unico nel suo genere, treno storico. Parte il feriale 4 delle 11.10 per Marone. La magnifica vaporiera merita passeggeri di classe, classe anni 30, tempi eroici della mille miglia, macchinista il capodeposito Silvieri. No, non sale in cabina. Andiamo al lago! Thank you.
Castegnato, ore 11.44, incrocio col Feriale 255, Idolo Brescia. Le 668, 147 e 123 coinvolte nello scontro frontale del 30 dicembre 96 tra Bornato e Borgonato. Rimando con quattro fotogrammi al triste videino scontro ferroviario per salto d'incrocio tra ALN 668, Bornato 1996. Torbiere
e l'imperdibile per una visita monastero di San Pietro in Lamosa. Sfuggita l'ex convoglio di Cervantes, sfila il deposito museo. Iseo, la stazione passante del 1907, quando venne aperta la tratta Iseo-Pisogne, nostra meta. Di manovre, la 200 fa il salto delle sue carrozze sfruttando il binario 3 e va sul tronchino della vecchia stazione originale del 1885, quella verso il lago. Va a farsi il pieno a modo suo di carbone. Bella pienotta, torna in testa il suo treno. Manovra semplice ma impegnativa, deve passare il PL, andare sul raccordo per il deposito, invertire marcia, ripassare il PL, fare scorta d'acqua alla colonna in stazione e poi fino al sottopasso, nuova inversione e finalmente agganciare le carrozze. Thank you.
Il treno a vapore farà il viaggio di ritorno a Brescia alle 14.30, da dove alle 17.30 rientrerà, ma trainato, in deposito qui a Iseo. Io passo e torno sulla terra.